Appassionati di volley, gentili utenti di Assist Sportivo, bentrovati dal Palavolle Nando di Rio, dove è appena terminata la gara tra l'Iposia Audas e la Perotti Bari, vinta nettamente dagli Ofantini 3-7-0. Siamo in compagnia del mister dell'Iposia Audas, Roberto Ferraro. Buonasera. Mister, buonasera, complimenti per questa vittoria, tre punti importanti per dare continuità alla vittoria della settimana scorsa a Triggiano. Servono a trovare fiducia, a ritrovare fiducia e poi a ritrovare un po' di quegli automatismi che si sono persi con gli infortuni, con una serie di infortuni che non ci hanno permesso di allenarci bene. E quindi è stato un buon allenamento. Sì, infatti oggi avete ritrovato un po' tutti gli infortunati. Quanto è importante averli recuperato? Oggi avete dimostrato anche una bella pallavolo in campo. Diciamo che è stata una pallavolo più che altro priva di errori. Non c'è stato nemmeno modo, insomma, l'altra squadra non ci ha dato modo nemmeno di farli, perché onestamente non ci è impegnato più di tanto, però c'è anche da dire che abbiamo lavorato molto in difesa proprio per eliminare quelle solite pallette che ci cadevano sempre, e anche in ricezione siamo stati più precisi e quindi stiamo tornando ad essere quella che era la squadra di inizio dicembre, quando insomma ce la siamo combattuta un po' con tutti. Dopo questo impegno sulla carta morbido vi aspettano altri appuntamenti importanti per la corsa playoff, ecco come ci arriva la squadra a questi appuntamenti? Ci siamo appena ritrovati, speriamo di continuare ad allenarci così, perché insomma le due squadre che adesso dobbiamo incontrare sarà veramente dura giocare contro di loro. C'è prima il Torre Maggiore, che non perdeva punti da parecchio, ha perso la scorsa giornata contro la capolista 3-2, solo di due punti. Voglio dire, contro la prima noi abbiamo perso 3-1, quindi sarà davvero una partita tosta. E poi c'è il Noi Quattro, che è la seconda in classifica, quindi sono due belle partite che insomma ci diranno un po' quello che sarà il nostro futuro. Sì, appunto, come anticipato lì, domenica ci sarà lo scontro diretto contro Torre Maggiore, ci arrivate con tre punti di vantaggio. Quanto sarà importante riuscire ad uscire con almeno un punto da quella trasferta? Sarà importantissimo, perché tenerli lontano almeno di due punti, di un punto, ci serve poi per andare a giocare con Noi Quattro con una serenità maggiore, e quindi è un test importante quello di domenica prossima. Grazie mister, in bocca al lupo. Siamo con il mister della Perotti Bari, Nicoletta Salomone. Mister, dopo i tre punti importanti del derby la scorsa settimana, è arrivata questa sconfitta, si aspettava qualcosa in più dai suoi ragazzi? Sicuramente, perché abbiamo giocato la scorsa partita, mentre al di là del fatto chiaramente il merito è sempre chi vince, però non abbiamo proprio giocato, è stato così evidente. È vero che abbiamo il problema che comunque il sassetto base cambia in dipendenza dalle partite, infatti mancava anche un altro giocatore che la scorsa settimana ha giocato, come uno dei titolari non ha giocato la scorsa, però voglio dire comunque non c'era concentrazione, non c'era niente, quindi purtroppo diciamo abbiamo lottato ben poco, ecco questo. I passivi dei parziali appunto sono un po' pesanti, ma cosa c'è da salvare in una prestazione del genere? Ben poco, devo dire che comunque in fase alternata la ricezione ha funzionato, però purtroppo siamo stati poco efficaci in attacco. Quanto credete all'obiettivo salvezza? A questo punto non è molto facile, anche se continuassimo a giocare come abbiamo giocato la scorsa partita potremmo riprenderci tante rivincite, diciamo, perché la scorsa partita abbiamo iniziato a giocare bene, quindi chiaro, bisogna ritrovare la stessa concentrazione che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo. Il prossimo impegno sarà un'altra gara abbastanza difficile contro l'Andria, che cosa si aspetta da questa gara? Noi giocheremo, spero dopo questa sconfitta vergognosa, spero che giocheremo al massimo, è chiaro, poi vinca il migliore. Grazie mister, in bocca al lupo.